Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Adrenalina Affair, una rubrica d'arte che indaga e che provoca il mondo dell'arte. E questa sera la nostra provocazione la facciamo con il maestro Pablo Gil Cagnet, che è venuto a trovarci, ma che prima di iniziare a intervistare, vogliamo conoscere attraverso un breve video. Ciao, sono Pablo, art director della Maison Gil Cagnet. Ho iniziato il mio lavoro nel 1993 con il mio maestro Gil e oggi sono diventato, dopo la sua scomparsa, il direttore artistico. L'esperienza più importante che ho avuto nella mia vita professionale è stata sicuramente Los Angeles. Quando ho lavorato con la Warner Bros. Television, lì ho avuto l'opportunità di truccare attrici di grande calibro come Jodie Foster, Nicole Kidman, Heather Locklear, Jeff Goldblum. Tutto è partito da una semplice cena. In questa cena ho avuto modo di conoscere il produttore Solomon e da lì è partita questa esperienza stupenda. Attualmente gli eventi di cui mi occupo per quanto riguarda il make-up sono Una ragazza per il cinema, Miss Mondo Italia, Alta Roma, Milano Fashion Week e sono presente anche presso alcune rubriche televisive come TG2 Costume e Società. Quest'anno, il 4 febbraio, ho ricevuto un premio molto importante in qualità di eccellenza italiana del make-up al Senato della Repubblica nella Sala ISMA e questo grazie all'associazione Assotutela. Il trucco non è solo vanità, ma è anche solidarietà. In questi ultimi 5 anni mi sono occupato di trucco oncologico, grazie soprattutto al dottor Garelli, presso l'Università di Tor Vergata e di Modena, da SOWED, che è un'associazione di volontariato che si occupa soprattutto di social wedding, e ho partecipato inoltre a sfilate come modelle e rotelle. In particolar modo ho aderito ad un progetto importante a luglio di quest'anno organizzando un corso di trucco per donne che hanno subito violenza. Dal 2005 ad oggi, insieme a Claudio Manfurt, organizziamo percorsi formativi presso la nostra Face Place Makeup Academy a Roma. Ed inoltre tengo delle masterclass presso l'Università di Ferrara in dermopigmentazione e make-up correttivo. Per il futuro ho tanti progetti, ma non vi dico quali. Bene, Pablo, questo video sintetizza a 360 gradi quella che è stata una carriera quasi trentennale, giusto? Sì, 27 nel 93. E questa carriera, insomma, ti ha portato veramente a cimentarti con tantissimi grandi nomi, a truccare tantissime dive, tantissimi personaggi, appunto a ridosso di questi 30 anni. Che cosa, com'è cambiato il mondo del make-up? Ma guarda, adesso si è tutto molto velocizzato. Quindi, mentre prima diciamo, si dedicava anche un po' più di tempo alla cura di se stessi, oggi come oggi si tende molto a velocizzare, tant'è che poi anche tutto il nuovo linguaggio dei video tutorial, un po' secondo me, da una parte hanno reso più facile d'accesso alle persone, ma allo stesso tempo purtroppo è molto virtuale perché quello che succede nei video tutorial non è quello che succede nella realtà. E in realtà questo è un cammino, un percorso, abbiamo visto, fatto di tanto studio, di tanta preparazione e veramente una predisposizione artistica. E qui cerchiamo di arrivare appunto al perché un grande maestro come Pablo Gil Cagnet, che è un make-up artist, si trova all'interno di una rubrica d'arte. Alla vigilia appunto, cioè a 27 anni di carriera, hai deciso di accettare la sfida di un invito particolarissimo e di prendere parte alla mostra Exuperanti Forma, e quindi è la sesta edizione del premio d'arte contemporanea Adrenalina, come artista gold, però partecipante. Quindi in questo momento a Trastevere è esposta un tuo make-up inserito all'interno di un contesto di opere d'arte, di esposizione d'arte classica. Come mai hai deciso di accettare questo invito? Ma guarda, io ho sempre pensato che il trucco fosse una forma di arte e l'ho sempre vissuta in questo modo. Noi studiamo le regole di Leonardo da Vinci, quindi immaginati, no? Il chiaroscuro, il colore è materia, è armocromia, è colorimetria, il sapere abbinare i colori, sapere come i colori si fondono tra di loro e trasformano quelli che noi usiamo ovviamente sul viso, sono ombretti, fard, rossetti, però anche loro hanno
una tecnica, e quindi la parte tecnica è molto importante. Poi c'è la parte artistica, che è quella, diciamo, un po' di quello che noi vogliamo, diciamo, esprimere attraverso il trucco. Io ho sempre pensato che il trucco fosse un po' la voce del viso, un po' come nel cinema, quando nel cinema muto non c'era la parola, attraverso il trucco bisognava esprimere il sentimento che si provava. In questo caso ho voluto portare un'opera a me molto cara per svariati motivi. Allora, uno perché mi riguarda personalmente, perché, diciamo, tratta del chakra, il chakra giallo, il Manipura, è il chakra praticamente del plesso solare, che è quello dove c'è tutta la nostra ambizione, tutto quello che noi vogliamo esprimere al di fuori, che spesso è bloccato. E infatti, diciamo, il colore che io ho voluto riportare non è il giallo, ma l'oro. L'oro perché sicuramente è un colore che è anche più semplice da applicare sul viso. E ho scelto poi una modella d'eccezione, che è stata la mia testimonial, Miss Gilles Cagnet, appunto di 2 anni fa, che è Wei Wei, che è una ragazza cinese. Quindi c'è anche il discorso dell'immigrazione, che per me è molto importante, soprattutto della, diciamo, dell'essere un po' più aperti, ecco, soprattutto in questo momento storico in cui viviamo. La scelta di, sai, scegliere proprio una ragazza cinese come testimonial in un concorso di Miss Mondo Italia è comunque una cosa molto forte per me. E, l'abito è stato realizzato da Flavio Filippi, che è un giovane stilista emergente, perché mi piace sempre questo dialogo tra, appunto, me che magari ho i capelli silver e grigi e quindi un po' più maturo, e anche persone giovani. E quindi c'è stato proprio questa unione, questo connubio, che mi ha fatto poi creare quest'opera, che poi è stata fotografata anche da un bravissimo fotografo, che è Alessandro Castaldi. E quindi, diciamo, anche questo è stato un po' uno sviluppo, perché vedo che il trucco è un po' qualcosa che lega diverse arti, non solo l'arte del trucco, ma anche, appunto, la moda, la fotografia e l'arte in generale. Ovviamente siamo in un momento in cui, appunto, il trucco lo decidiamo, cioè una realtà come Adrenalina lo inserisce, appunto, nel contesto, in un contesto espositivo, e d'altronde ci sta perfettamente anche nell'ottica del, appunto, di andare oltre, di una exuperanti forma, perché Pablo, pensiamo pure che a fine dell'Ottocento la fotografia non era annoverata tra le arti, quindi è giusto che adesso si rifletta su quello che è il concetto e il linguaggio di arte contemporanea. E detto questo, è interessante, appunto, questa partecipazione, chissà che tu non faccia da apripista. Perché quando l'ho vista esporre nella galleria, effettivamente ho avuto un tuffo al cuore, perché è un po', come ti posso dire, una forma di come riconoscere quest'arte in mezzo ad altre arti, che spesso è un po' la Cenerentola in generale, perché è molto legato al concetto di vanità, quando invece non è solo vanità. Se pensi anche nella clip di prima parlavamo anche di oncologia, no? Certo. E quindi anche del trucco oncologico, cioè riconoscersi allo specchio e dare una forma al proprio viso è molto importante, è molto legato alla psicologia. Beh, d'altronde tu hai sempre legato anche il tuo operare al sociale, pensiamo anche a modelle rotelle, a tutte, insomma, le attività che tu sostieni proprio attivamente da tanti anni. Sì, quest'anno ho anche fatto un corso per donne che sono state violentate, per dare una nuova dignità a queste donne e quindi dargli anche la possibilità di avere possibilmente una forma di lavoro, che è quella, appunto, della truccatrice. Beh, questo penso, insomma, ti faccia onore, ma chi ti conosce sa, appunto, che hai un cuore grande e una visione che va oltre, che sì, è proprio quello che serve, appunto, a fare da un lavoro artigianale all'arte. E d'altronde c'è una frase che in varie interviste ricorre, che è la citazione di Dostoevskiana memoria, che è: la bellezza salverà il mondo. Io aggiungo sempre la bellezza femminile. Femminile. Mm-hmm. E infatti questo è diventato un po' un tuo aforismo. Le donne sono il motore del mondo. Noi uomini pensiamo di comandare, di decidere, ma alla fine sono le donne che hanno
la situazione in pugno. E quindi con questa, anche con questo complimento che accetto volentieri, vi ringrazio e vi invito a vedere l'opera fino al 5 gennaio presso Palazzo Belli, quindi per la mostra Exuberanti Forma. E il 5 gennaio sarà presente anche l'artista Pablo Gilcagnè, che potrà anche illustrare meglio la sua opera. E poi chiaramente chi vorrà conoscere di più del suo lavoro lo potrà fare anche all'Accademia, e con questo appunto chiudiamo, se vuoi dire Sì, ai nostri. la nostra accademia si chiama Face Place, e si trova appunto in zona Prati. Perfetto, quindi grazie ancora e alla prossima puntata di Adrenalina Affair.